Allora, se vi chiedete cosa c'è nel pendolone, si chiama Amazake ed è la bibita, chiamiamo tra l'altro bibita dolce, che viene prodotta dalla fermentazione del riso. Siamo a Dondosai, raga, qua a Sendai, ed è il festival più importante che c'è all'inizio dell'anno per la prefettura di Miyagi. Non c'è nessun'altra parte del Giappone, cioè, sicuramente faranno altri tipi di festival, altri tipi di cose nel periodo, in questo periodo, però questo è quello che riguarda Miyagi. Si portano al tempio a bruciare tutti gli amuleti che vengono collezionati nei templi e negli shrine nel corso dell'anno, e tutte gli addobbi del periodo del primo dell'anno. E buona fortuna, spiccio di salute, soldi, e più che ne ha più ne metta. E qua la gente si ammassa, magna, beve e spera in un 2017 pieno di fortune. Che bella immagine. Sicurezza e polizia insieme si scalano e si bevono un bel tè, raga. Guardate là. Ah, la salute. Tra l'istindore e le ova si sta cuocendo qualcosa. Vedete, le persone proprio lanciano proprio i sacconi, si brucia tutto. 148 shrine hanno aderito a questo evento dell'anno. Cioè, quando c'è anche dove è stato Davide, che è uno dei più grandi, questo non è che scherza. Questi quelli che bruceremo per buon auspicio. Ma mettiamo pure le caldarroste, tra poco. No, non mettermi step it back. Speriamo bene per questo 2017, raga, e lo auguro pure a voi. Ci deve essere qualcuno che controlla il fuoco, sennò qua non vorrei essere al suo posto, essere caldo già sa distanza. È pure zoomato. Guarda la fila che c'è per andare a pregare, impressionante. Allora, vedete i popolazzi, raga, c'è la credenza popolare che esistono spiriti o anime, cioè i popolazzi hanno l'anima, automaticamente viene bruciato. Questa parte qua, quello che vedete qua, viene tutta ammassata qua perché sono giocattoli, sono prodotti che la gente hanno principi chimici, perciò non possono essere bruciati come quello che si prende nei templi, che sono gli amuleti che sono alla base di legno. Questo diventerebbe un dandino pericoloso da respirare, ecco perché vengono ammassati qua. Quando poi viene fermato l'accesso al fuoco che vedete ieri alle mie spalle, verranno bruciati tutti questi pupazzi, tutto quello che vedete qua verrà bruciato. Mi ha colpito sta cosa, che c'è la credenza che i pupazzi hanno l'anima, le bambole pure. No, sì, proprio col cartone, vai a cartoni andiamo proprio. Yeah.
Ah, chi di voi ha mangiato la yakisoba così, alla bangarella, allo zozzo, le secchiate di yakisoba? Eccola qua, è arrivata. Famosissima questa qua, periodo invernale, raga. Patate e burro, raga. E c'è una fila che ne basta la metà. Guarda la bella salata. Una bella strisciata di burro, così proprio. Ah, che le digerisci proprio così, tutta una settimana. Indovinate qual è questo? Culo purpo. Questi sono giganti, raga. Come sono grossi. Vediamolo all'opera, raga, da. Lascio felice, facciamo il video street food real life. Come le crepa lui le uova, non le crepa nessuno. Guarda là, è arrivato l'amico, ora ci mette il turbo. Raga. Io li amo vederli quando lavorano, perché ci può essere proprio le ore a osservarli. Ma tutto il mondo, ognuno, ogni paese c'ha proprio il particolare nel cibo di strada. Io avevo già crepate tutte, ma tutte male avevo crepate. Beh ragazzi, questo giro così è andato. Adesso si va a casa. Al prossimo video al Giappone, ragazzi.